Crisi di governo. Il presidente incaricato Forlani comincia domani le consultazioni con i rappresentanti di tutti i partiti. Incontro tra magistrati a Firenze, dove oggi si sono spostate le indagini per far luce sulle attività della loggia massonica P2. A Varsavia i solenni funerali del primata di Polonia, Stefan Wyszyński, reso noto il suo testamento spirituale. Ancora combattimenti a Beirut. Gli israeliani continueranno le incursioni contro gli obiettivi palestinesi nel Libano. Ricomincia l'estate con i soliti intasamenti sulle strade che dalle città portano al mare. Chilometri di code e automobilisti agitanti in difficoltà. Monte Carlo vince la Ferrari. A 4 giri dalla fine, con un colpo a sorpresa, il canadese Villeneuve supera Alan John su Brabham e conquista l'alloro del Gran Premio di Formula 1. Forlani domani e dopodomani consulterà i partiti per accertare quali reali possibilità ha di formare il governo. Compito arduo, allo stato attuale non è il caso di essere ottimisti. Il motivo è semplice. Se c'è l'accordo tra democristiani e socialisti, è possibile dar vita ad una coalizione con una maggioranza e un programma prestabiliti. Se questo accordo non c'è, tutto sarebbe opinabile, il quadro politico salterebbe, ogni ipotesi ritornerebbe in gioco, compresa quella delle elezioni anticipate. Le prime battute non sono positive. Il vero interrogativo è se democristiani e socialisti ritroveranno dei punti d'incontro. Nel caso positivo, Forlani avrà successo. Nel caso negativo, sarà più difficile. Forlani si propone evidentemente la formazione di un pentapartito dai socialisti ai liberali, con un programma e una struttura rinnovati. Al centro di tutto lo Stato di diritto, la sua sicurezza, la difesa delle istituzioni repubblicane. La Democrazia Cristiana ribadisce il valore essenziale della collaborazione con i socialisti e gli altri partiti. Non aggraviamo, dicono i democristiani, i problemi del Paese. A giudizio dei socialisti, le cose sono messe male, anzi la situazione sarebbe peggiorata dal giorno dell'apertura della crisi. Andiamo da Forlani, dicono i socialisti, per sapere che cosa ci propone. Vogliamo capire, poi decideremo. I socialisti già fanno sapere che non potranno riaccettare una riedizione più o meno riveduta e corretta della precedente coalizione. E si viene al dunque, la presidenza del Consiglio. Piccoli respinge l'accusa di arroganza, non esclude forme di alternanza, ma non come termine sacrificale per eliminare una forza come la Democrazia Cristiana, caricandola, dice Piccoli, di colpe non sue. Craxi replica che il Paese è di fronte ad una prova difficile, dalla quale può uscire solo se verrà incontro alle esigenze di cambiamento, di risanamento e di riforme. Non ultimatum, ha affermato oggi De Michelis, ma un reale rinnovamento. C'è il risvolto della medaglia, il rovescio della medaglia. Se Democrazia Cristiana e Partito Socialista non troveranno l'accordo, dovranno decidere con chi fare l'accordo. I comunisti dicono intesa tra le sinistre. La vittoria delle sinistre in Francia, ha affermato oggi Berlinguer a Giulianova, ci dice che le forze popolari possono vincere solo se si battono per una politica di larga unità, per una chiara alternativa. Napolitano ha ripetuto che un laico a Palazzo Chigi sarebbe un dato significativo, ma non sufficiente. Bisogna vedere che cosa ci va a fare. I comunisti non pongono la pregiudiziale della direzione politica del governo, ma rivendicano la funzione pilota di forza aggregante e partecipante di questa svolta politica. Mercoledì, dunque, si trarranno le prime conclusioni. In casa democristiana, Don Accattin vuole sciogliere la sua corrente Forze Nuove e chiedere un congresso straordinario. Mario Segni si è detto d'accordo e sullo scioglimento degli apparati e sul congresso straordinario. Ed ora da Genova un servizio sulla conclusione del Consiglio Nazionale Liberale.
I liberali, se saranno chiamati a sostenere l'azione di governo contro l'eversione e la corruzione, non faranno mancare il proprio contributo, a condizione che tutti i partiti possano concorrere con eguale responsabilità all'azione di risanamento dello Stato e di rinnovamento dei metodi di governo. Questo è il senso del dibattito che si è sviluppato sulla relazione del segretario Zanone al Consiglio Nazionale Liberale di Genova. Tutti gli esponenti del partito che sono intervenuti, da Malagodi a Sterpa, da Costa a Bignardi, da Biondi a Patuelli, da Valitutti ad Altissimo, si sono detti d'accordo sul punto che questa crisi ammette due sole soluzioni. O un governo di concentrazione democratica, dai socialisti ai democristiani ai liberali, o le elezioni anticipate. È difficile che il presidente incaricato Forlani, ha detto il segretario Zanone nella replica conclusiva, possa riuscire nel tentativo di formare il nuovo governo, ma se non ci riuscirà, la situazione successiva sarà ancora più difficile. Il segretario liberale, dopo aver condiviso il monito del governatore della Banca d'Italia sui problemi monetari, ha affermato che la proposta più realistica sul tappeto è sempre quella di una coalizione a 5 che riesca a trovare un atteggiamento più costruttivo da parte dell'opposizione. Zanone, dopo aver ricordato che il PLI non è il partito del moralismo, ma della moralità e della moralizzazione, ha sottolineato che i liberali non accetteranno gradi di responsabilità differenziati rispetto ad altri partiti, qualora partecipassero a responsabilità di governo. Il Consiglio nazionale ha quindi approvato alla unanimità la mozione conclusiva ed ha poi votato la fiducia al segretario Zanone, che ha ottenuto il 78% del consenso all'interno del partito. L'inchiesta della magistratura sull'attività della loggia P2 e sulla personalità del suo capo, Licio Gelli, è proseguita anche oggi con il viaggio a Firenze del sostituto procuratore di Roma, Domenico Sica. Vediamo un servizio. Il sostituto procuratore della Repubblica di Roma, Sica, si è incontrato con il collega della Procura fiorentina Vigna. I due magistrati hanno esaminato nel reparto operativo dei carabinieri il materiale messo a disposizione degli inquirenti da un giornalista dell'ANSA, Marcello Coppetti, che ha raccolto documenti sui servizi segreti. Questi documenti erano già stati inviati al colonnello Wietzer, l'ufficiale del disciolto SID, attualmente in carcere a Roma sotto l'accusa di spionaggio. Nel materiale, che è al vaglio dei magistrati, non ci sarebbero nomi nuovi di affiliati alla loggia P2, ma appunti e ipotesi affacciate dallo stesso Coppetti su presunti collegamenti di Licio Gelli. Il fatto che si possa presumere, ha dichiarato il giornalista dell'ANSA, che il signor Licio Gelli sia un agente di uno dei paesi dell'Est, come scrivono alcuni giornali, o dell'Unione Sovietica, è soltanto un aspetto della vicenda. Suggerisco perciò, ha aggiunto Coppetti, prudenza nell'affibbiare etichette che sono il frutto di una ricerca tutta da sviluppare. Finora comunque le ipotesi avanzate su eventuali collegamenti internazionali del capo della loggia P2 non hanno trovato conferme. Sembra che nell'incontro odierno i magistrati Sica e Vigna abbiano ripreso in esame anche alcuni elementi che sarebbero emersi nel corso di precedenti inchieste su episodi di terrorismo nero. Dopo la scoperta della lista di Gelli sequestrata nella villa di Arezzo che vedete in queste immagini, la pista toscana potrebbe aprire ulteriori spiragli sull'attività della loggia P2. Della vicenda della loggia P2, in particolare dei suoi possibili collegamenti internazionali, si occupa oggi anche la stampa sovietica. Stella Rossa, il giornale delle Forze Armate, scrive tra l'altro che la loggia stessa è stata creata con l'attiva partecipazione della CIA, i servizi segreti degli Stati Uniti. I funerali del cardinale Wyszyński, primate di Polonia. Il corteo funebre si è mosso dalla chiesa di San Giuseppe, dove le spoglie erano rimaste per 3 giorni, esposte anche di notte ad una immensa folla di fedeli che ha formato code interminabili all'esterno della chiesa. Ha condotto il rito funebre il segretario di Stato, cardinale Casaroli, in rappresentanza del Papa, che se non fosse stato impedito dall'attentato di San Pietro, probabilmente si sarebbe recato lui stesso a Varsavia. Monsignor Casaroli, fra la sorpresa dei presenti, ha recitato anche alcune preghiere in polacco. È il miglior omaggio che si poteva rendere al cardinale Wyszyński, ha commentato qualcuno fra la folla. Il rappresentante del Papa, poco dopo il suo arrivo, ieri, si è incontrato con il segretario del Partito Comunista Polacco, Stanisław Kania, per un importante colloquio di 2 ore sui problemi dei rapporti fra Chiesa e Stato. Da ambedue le parti, dice un comunicato, è stato ribadito l'interesse allo sviluppo di tali rapporti in uno spirito di collaborazione per il bene di tutta la nazione polacca.
È prevedibile che nel corso del colloquio si sia parlato anche dei problemi della successione di Wyszyński, che attraggono in queste ore la preoccupata attenzione di tutti i polacchi. In teoria, il successore del primate, nominato dal Papa, deve ottenere l'approvazione del governo polacco, ma nell'attuale clima di collaborazione fra Stato e Chiesa in Polonia non si prevedono difficoltà. Alla messa all'aperto sulla Piazza della Vittoria hanno partecipato decine di migliaia di persone confluite da tutta la Polonia con treni ed autobus speciali. Un rigoroso servizio d'ordine è stato istituito dall'Episcopato, dalla Polizia e dal Sindacato Solidarietà. Il governo polacco era rappresentato dal Capo dello Stato, Jabłoński. Dopo la cerimonia sulla piazza, la stessa sulla quale Giovanni Paolo II aveva celebrato la messa durante il suo viaggio in Polonia 2 anni fa, le spoglie del cardinale sono state sepolte insieme a quelle di altri primati di Polonia nella cripta della cattedrale di Varsavia al centro della città vecchia. È stato pubblicato anche il testamento del cardinale Wyszyński, redatto nel 69 e non più modificato, in cui il primate esprime serie riserve sulla maniera nella quale il socialismo è stato impiantato in Polonia ed invita i suoi successori a continuare l'opera di assistenza alle masse operaie nello spirito delle encicliche sociali dei papi. A Varsavia si trova in queste ore, ma certo non per partecipare ai funerali, anche il comandante in capo delle forze del patto di Varsavia, il sovietico Kulikov, che ha avuto colloqui con le autorità polacche. Vi esorto oggi in modo... Anche prima di recitare il Regina Coeli, in un messaggio via radio dalla sua stanza al Policlinico Gemelli, Giovanni Paolo II ha parlato del primato di Polonia, del suo zelo pastorale, della sua opera in difesa dei diritti dell'uomo e della Chiesa. Che la Polonia sta tributando al suo compianto primate, cardinale Stefano Wyszyński. Con voce meno affaticata di domenica scorsa, ieri i medici avevano riscontrato un più favorevole decorso della convalescenza del Papa, Giovanni Paolo II ha ricordato che il cardinale Wyszyński si è spento giovedì, festa dell'Ascensione, e viene sepolto oggi, ultimo giorno del mese dedicato alla Madonna, che il primate polacco ha tanto venerato sotto il titolo di Regina della Polonia e Madre della Chiesa. La scomparsa di colui che per oltre 30 anni è stato la chiave di volta dell'unità della Chiesa in Polonia ha risvegliato in me, ha detto il Papa, un'onda di ricordi che mi fanno sentire vicino a tutti coloro che accompagnano il cardinale primate alla sepoltura nella cattedrale di Varsavia. Oggi Giovanni Paolo II avrebbe dovuto iniziare il viaggio in Svizzera e nel discorso prima della preghiera mariana di mezzogiorno ha detto che intraprenderà questa visita pastorale appena gli sarà possibile. Ha poi rivolto il pensiero ai vescovi di tutto il mondo che giungeranno a Roma su suo invito per celebrare domenica prossima, festività di Pentecoste, il 16° centenario del primo concilio di Costantinopoli e il 1550° anniversario di quello di Efeso. Giovanni Paolo II ha anche ricordato la solennità dell'Ascensione, chiedendo ai fedeli di pregare lo Spirito che, ha detto, discende a santificare la Chiesa, a vivificare il mondo, ad elevare l'uomo. È deceduto a Roma, al Policlinico Gemelli, l'onorevole Giuseppe Pella, democristiano. Aveva 79 anni. La salma, che è stata esposta nella camera ardente del Gemelli, sarà trasportata poi a Biella, dove verrà tumulata. Alcuni lo ricordano come il gentleman della Democrazia Cristiana, altri come un rigoroso difensore degli interessi economici dell'Italia del dopoguerra. Sono due aspetti della personalità di Giuseppe Pella, uno tra i più rappresentativi esponenti della vecchia generazione della Democrazia Cristiana. Il suo ricordo è legato soprattutto agli anni degasperiani della ricostruzione, del centrismo. Piemontese tenace, uomo complesso, spesso anche difficile, a causa del suo carattere freddo, Pella entrò nel partito come altri padri fondatori attraverso le file dell'Azione Cattolica e fece subito parte dei democristiani impegnati in incarichi ministeriali. Erede fedele della linea di Einaudi, Pella divenne negli anni 50 il ministro del no alle spese facili e successivamente accolse la pesante eredità di De Gasperi come presidente del Consiglio. Al momento dell'ultimo soprassalto nazionalista per la questione di Trieste, Pella toccò vasta popolarità. Gli altri passi più significativi della sua lunga carriera si collocano alla fine degli anni 50, che lo videro vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri del governo Zoli.
Il suo volto, il suo portamento di gran commis dello Stato, ha scritto di lui un biografo, placano le ansie. E si cita in proposito il famoso scontro che ebbe a Mosca, quale ministro degli esteri, con Khrushchev. «Io desidero che lei diventi comunista», disse il leader sovietico. «Potrebbe darsi», rispose Pella, «che l'invito venga rovesciato». Entrato negli anni 70 nella sfera dei notabili del partito, la figura di Giuseppe Pella resta emblematica di un passato intenso, di un capitolo importante della storia, non solo della Democrazia Cristiana, ma del paese. Politica estera, nuovo avvertimento della Cina agli Stati Uniti contro qualsiasi rafforzamento di legami con Formosa a qualche giorno dall'arrivo a Pechino del segretario di Stato americano Haig. La messa in guardia di Pechino ai dirigenti americani, espressa oggi in un articolo di un quotidiano, costituisce, secondo gli osservatori, una prima reazione del governo cinese alle dichiarazioni di Haig, secondo cui gli Stati Uniti intendono seguire una politica parallela di rafforzamento delle relazioni con Pechino e di mantenimento delle relazioni non ufficiali con Taipei e con Formosa. Il vicepresidente del Partito Comunista Cinese, Deng Xiaoping, ha intanto implicitamente confermato questa mattina a Pechino la prossima uscita di scena del presidente Hua Guofeng, ma ha negato l'esistenza di una lotta per il potere in Cina. Parlando stamane con il ministro degli esteri jugoslavo in visita a Pechino, Deng ha comunque ammesso che esistono divergenze ai vertici del regime ed ha sottolineato la necessità di realizzare un'unità completa della vita politica in Cina. A Beirut si combatte furiosamente da questa notte con duelli di artiglieria lungo tutti i 5 chilometri della cosiddetta linea verde che separa il settore musulmano da quello cristiano. Tenendo fede a quanto avevano annunciato, le forze cristiane sembrano intenzionate questa volta a colpire anche obiettivi civili. Colpi di mortaio e di cannone sono caduti nel pomeriggio nel centralissimo quartiere di Hamra dal quale vi parliamo. Gli scontri tendono ad estendersi e i combattimenti sono ripresi anche nell'enclave cristiana di Zahle. Questa notte i siriani hanno nuovamente bombardato il palazzo del presidente libanese Sarkis, che continua ad adoperarsi per ottenere un cessate il fuoco. Ma la tensione accumulata in questi due mesi trascorsi sull'orlo della guerra rende sempre più precari ed instabili gli equilibri nel Libano, dove incombe anche il rischio di un intervento israeliano. Anche oggi reattori con la stella di Davide hanno sorvolato Beirut a più riprese. Proprio oggi Begin ha detto che i raids contro gli obiettivi palestinesi nel Libano del Sud proseguiranno, mentre si è mostrato più possibilista per quanto riguarda la prosecuzione delle trattative per la questione dei missili siriani installati nella valle libanese della Bekaa. Il mediatore americano Habib ha inviato un messaggio a Begin in cui, oltre ad annunciare il suo ritorno in Medio Oriente in settimana, invita il premier israeliano alla moderazione. Da Damasco giungono segnali non incoraggianti. Il ministro degli esteri Kaddam ha detto che i missili SAM-6 sono nella Bekaa per restarvi. Inoltre, per la prima volta dalla guerra del 73, nella capitale siriana si è svolta questa mattina una esercitazione di difesa civile della città. A poco più di 24 ore dal tentativo di colpo di Stato in cui è rimasto ucciso il presidente Zia-ur-Rahman, il Bangladesh è ancora sull'orlo della guerra civile. I rivoltosi, guidati dal generale Manzur Ahmed, controllano ancora Chittagong, il porto nel sud del paese dove Zia-ur-Rahman è stato ucciso, e rifiutano di arrendersi. Delle 6 emittenti radiofoniche di cui dispone il Bangladesh, solo una continua a trasmettere, mentre Radio Dhaka ha interrotto i programmi a metà di un discorso del vicepresidente Sattar. Il governo legale ha rivolto ai ribelli un ultimatum che è trascorso finora senza risultato. Viene intanto confermato che gli insorti hanno denunciato tutti gli accordi stipulati con la vicina India e lanciano appelli alle altre unità dell'esercito proponendo cooperazione per eliminare i politici corrotti. Il ministro degli esteri algerino è sopravvissuto ad una sciagura aerea. Il velivolo su quale viaggiava è precipitato nei pressi di Bamako, capitale del Mali, nell'Africa occidentale, mentre era diretto a Freetown, nella Sierra Leone. La crisi dell'auto non è finita e la Fiat deve ancora rallentare la produzione. Da domani resteranno a casa per una settimana in cassa integrazione 60.000 lavoratori che si aggiungono ai 23.000 a zero ore da ottobre. Resteranno ferme quasi tutte le catene di montaggio degli stabilimenti di Mirafiori, Lingotto, Materferro, Rivalta e Chivasso. Lavoreranno invece le linee della Lancia Delta e della Panda. Nei giorni scorsi, alla ripresa delle trattative con la FLM per il contratto integrativo,
I dirigenti della Fiat hanno spiegato che nei primi mesi di quest'anno sono migliorate sia la produttività che le vendite in Europa, ma il mercato mondiale dell'auto non dà ancora veri segni di ripresa e per parlare di rilancio della produzione si dovranno attendere i primi mesi dell'83. Quindi, per adeguarsi alle esigenze del mercato, evitando un eccessivo aumento degli stock di auto finite, la Fiat, che sta rinnovando profondamente la gamma dei propri modelli, ha deciso di produrre quest'anno al massimo 1.250.000 vetture, 30.000 in meno rispetto all'anno scorso. Di qui l'esigenza di ricorrere periodicamente alla cassa integrazione. Il sindacato, infine, in attesa degli incontri di verifica degli accordi di ottobre, fissati con l'azienda tra il 9 e il 15 giugno, ha organizzato per martedì un'assemblea dei 23.000 in cassa integrazione da 8 mesi. Domani scade improrogabilmente il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi percepiti nel 1980. Avranno tempo di presentare la dichiarazione fino a novembre soltanto coloro che risiedono o posseggono beni nelle zone colpite dal terremoto dichiarate disastrate. Con la replica di Luca Caffiero si è concluso oggi a Roma il congresso di unificazione del PDUP e del Movimento dei Lavoratori per il Socialismo. La nuova formazione politica adotterà il simbolo e il nome del Partito di Unità Proletaria per il Comunismo. Il Comitato Centrale, riunitosi subito dopo i lavori congressuali, ha eletto segretario Lucio Magri e vice segretario Luca Caffiero. Onorevole Magri, il significato di questa unificazione? Beh, il significato è molto semplice. Parte da un giudizio di estrema gravità della crisi che attraversa in questo momento l'Italia. Basta pensare alla questione della loggia P2 o alla situazione economica così come l'ha descritta ieri il governatore della Banca d'Italia. Beh, se la crisi è così grave, io credo che non se ne possa uscire senza un'alternativa molto radicale. Non si può continuare a governare insieme con la Democrazia Cristiana e un'alternativa non può essere solo fare le stesse cose solo senza la Democrazia Cristiana. Deve essere anche un'alternativa che trasforma lo Stato, che riforma profondamente l'economia. Noi vogliamo essere la forza che stimola l'insieme della sinistra in questa direzione. Ecco, ma lei nella sua relazione non ha nascosto le difficoltà per una linea concreta di alternativa? No, le difficoltà sono anzitutto politiche, stanno nel fatto che il Partito Socialista è ancora orientato a un'alleanza con la Democrazia Cristiana e nel fatto che il Partito Comunista, pur parlando di alternativa, quanto ai contenuti programmatici di politica estera e di politica economica, è ancora più o meno sulla stessa onda dell'unità nazionale. Se questo è vero, io credo che è necessario incalzare i partiti storici della sinistra proprio con una forza autonoma, con una linea diversa. I risultati che abbiamo già ottenuto in questi anni, nello spostare per esempio la linea del Partito Comunista, dice che questa piccola forza ha un grande valore. Io ricordo che la stessa domanda che lei mi fa ora mi è stata fatta da voi stessi un anno o due fa, beh, quando mi dicevate ma il Partito Comunista vuole il compromesso storico, beh, qualcosa ha cominciato a cambiare, oggi può continuare a cambiare, soprattutto se pensiamo che in Europa ricomincia a tirare un'aria migliore, penso alle elezioni di Mitterrand, ma penso anche in Italia al risultato sul referendum della Boni. Le operazioni per la regolare chiusura dell'anno scolastico potranno essere messe in difficoltà per il blocco degli scrutini che dovevano cominciare domani, proclamato dal sindacato autonomo SNALS. Gli aderenti a questo sindacato non sospenderanno però le lezioni. Hanno invece revocato lo sciopero CGIL e UIL dopo gli impegni ricevuti sulla parte economica del contratto, sia sull'emanazione di un provvedimento per la conferma dell'incarico per l'anno prossimo agli insegnanti precari. Riserve sono state invece espresse dalla CISL, che ha confermato l'agitazione. Questa che vedete è una immagine esemplare della follia umana. Migliaia di tonnellate di arance, che potrebbero in parte risolvere il problema della carenza vitaminica di molte popolazioni, vengono scientificamente distrutte da produttori e commercianti che non sono riusciti a collocarle sui mercati nazionali ed europei. Una processione di camion stipati all'inverosimile non si era mai vista negli 8 centri AIMA della provincia di Catania. Qui siamo a Paternò. Le dimensioni della crisi sono chiaramente visibili. Questa ruspa, simile a una mostruosa barca d'acciaio in un mare incredibilmente rosso, sta lavorando incessantemente alla distruzione di un settore agricolo tuttora asse portante dell'economia siciliana. Da circa una settimana centinaia di automezzi fanno la fila per scaricare, tornare in campagna, ricaricare e tornare a scaricare in questo grande serbatoio di morte. Sono le associazioni degli agrumicoltori che stanno provvedendo alla distruzione delle arance nella speranza che la regione siciliana riesca a ottenere anche quest'anno i fondi dalla Comunità Europea per il rimborso.
La gente semplice si domanda a questo punto perché tanta distruzione. Perché i mercati europei hanno rifiutato la produzione agrumicola siciliana di quest'anno resa cattiva dalla prolungata siccità. E poiché la Sicilia produce in massima parte per l'Europa, una massa enorme di arance è rimasta invenduta. Né poteva essere collocata sul mercato interno perché i prezzi non avrebbero coperto le spese. Basti pensare che il commerciante offre al produttore per ogni chilo di arance 50-60 lire, quando per produrre questo chilo di arance occorrono non meno di 150-200 lire. Da qui la logica della distruzione. Ma possibile che questa logica perversa non abbia alternative? Certo, le soluzioni non sono facili, ma basterebbe creare in Sicilia adeguate industrie per la trasformazione delle arance in succhi per assorbire le eccedenze prodotte o destinate al macero. Ma di questo non si fa nulla o troppo poco. E intanto le industrie per la produzione delle aranciate sono quasi tutte al nord. I paradossi, come si nota, sono tanti. Prima grande uscita estiva per milioni di italiani che tra ieri e oggi hanno lasciato la città per il fine settimana o per la gita domenicale. Il bel tempo e la temperatura estiva hanno favorito l'esodo, specie verso il mare. Ma nel nord anche i laghi e i monti sono stati meta soprattutto di chi ha lasciato le città in mattinata. Nell'Italia nord-occidentale il sole, infatti, è uscito abbastanza tardi dopo la foschia del primo mattino. Queste sono immagini riprese sul litorale laziale. L'esodo è stato abbastanza eccezionale, con file di chilometri nei punti cruciali di traffico. Secondo i tecnici, l'ultima settimana di maggio è dedicata alla riapertura e alla preparazione delle case estive. È stato approntato un servizio di vigilanza della Polizia Stradale, dei Carabinieri, anche con l'uso di elicotteri. È andata peggio oggi per i gitanti domenicali. Chi ha deciso di andare al mare stamattina, per esempio da Roma a Fregene o da Roma ad Anzio, ha impiegato più di 2 ore. Aurelia e Pontina intasate, ma i punti cruciali di traffico sono stati molti e dappertutto, come al Brennero, sull'autostrada Voltri-Alessandria al chilometro 17 tra Ovada e Masone, al casello Sestri-Levante-Genova con 4 chilometri di coda, allo snodo autostradale di Bologna, sulla Napoli-Bari, nella zona di Grotta Minarda e così via, per non parlare della frontiera di Ventimiglia, dove stanno transitando quanti rientrano da Monte Carlo, dove c'è stato il Gran Premio. Un giovane alpinista altoatesino di 22 anni è morto durante un'escursione sul SAS Champac nel gruppo del CIR. Gli è mancato un appiglio ed è precipitato per 30 metri. Vano purtroppo l'intervento degli uomini del soccorso alpino della Val Gardena che hanno trasportato il giovane all'ospedale di Bolzano, dove però è morto. Grande spettacolo per la Vogalonga anche quest'anno in bacino San Marco, affollato da 1300 barche e almeno 4000 vogatori. Per la maggior parte veneziani, ma non pochi foresti, appassionati del remo e dello scalmo, venuti da lontano con le loro barche sul tetto dell'automobile, per questo appuntamento ecologico sportivo, ormai diventato, anche se giovane, una delle tante tradizioni veneziane. È un percorso di 32 chilometri che porta il Serpentone tra le immagini più oleografiche, ma anche più belle, della laguna. Le isole a nord di Venezia, Sant'Erasmo, Murano, Burano, Torcello, per poi rientrare in Caral Grande dal rio di Cannaregio. Quasi tutti a bordo di imbarcazioni tipiche della laguna, dalla gondola alla beata, dalla caorlina al sandolo, alla topa, barche a 1, a 2, a 8, a 12 vogatori, barche che in parte non venivano nemmeno più costruite perché i trasporti in laguna adesso si fanno a motore, e che ora con la Vogalonga sono tornate ad uscire dai cantieri. Quindi la Vogalonga ha avuto anche benefici effetti per la cantieristica veneziana, recupero di tradizioni ma anche di lavoro e di quattrini. Come si sa, la gara, anzi è sbagliato chiamarla così, diciamo la festa lagunare, non celebra vincitori. Il ritorno a San Marco è già un premio per chi ha partecipato. E non è detto che tutti ci riescano. Passiamo allo sport calcio. Finita domenica scorsa il campionato di Serie A, oggi si è giocato sui campi di Serie B il quart'ultimo turno del girone di ritorno. La partitissima della giornata, Milan-Lazio, si è conclusa con il risultato di 1-1. Solo il Cesena è riuscito a vincere battendo 2-1 il Verona, mentre Genoa e Sampdoria, le altre pretendenti alla Serie A, non sono andate oltre il pareggio. Anche in coda la situazione non è mutata e vede coinvolte 9 squadre nello spazio di 5 punti. Ma ecco il quadro completo dei risultati e la schedina Totocalcio. Atalanta-Bari 1-0, Catania-Lecce 1-1, Cesena-Verona 2-1, Foggia-Genoa 0-0, Lenerossi-Vicenza Rimini 1-0, Milan-Lazio 1-1, a Monza-Varese batte Monza 1-0, Pisa-Spal 2-1, Sampdoria-Palermo 1-1, Taranto
Pescara 3-1, Cremonese Fano 2-0, a Parma Piacenza batte Parma 1-0, Campobasso Cavese 1-0. Passiamo alla classifica di Serie B, il Milan è sempre al comando con 47 punti, seguito dal Cesena con 44, Lazio e Genoa con 42 e dalla Sampdoria con 40. Il Pisa è a quota 37, il Pescara 36, il Catania 35, mentre Rimini e Foggia sono a 34. La Spalla ha 33 punti e precede il terzetto composto da Verona, Bari e Lecce che hanno 32 punti. Con 30 punti troviamo Palermo, Varese e Vicenza, seguite ad una lunghezza dall'Atalanta. Chiudono la classifica al Taranto con 28 punti e il Monza con 23. È finito in parità 1-1 l'incontro più importante della quart'ultima giornata di Serie B. Al Milan era necessario conquistare i due punti per assicurarsi in anticipo il ritorno nella massima divisione. La Lazio dal canto suo non doveva perdere se non voleva definitivamente compromettere le sue possibilità di promozione. Al gol iniziale di Novellino infatti i romani hanno reagito con estrema decisione, impegnando il portiere Piotti prima con Viola, poi con una punizione di Greco. Entrambe le volte il portiere milanista si è salvato con prontezza deviando il pallone in angolo. Comunque, quel che la Lazio non è riuscita ad ottenere nel primo tempo ha conquistato nella ripresa, quando con l'ingresso di Garlaschelli al posto di Chiodi ha aumentato la propria incisività e di Bigion, su invito di Viola, il gol del definitivo pareggio. Alle spalle del Milan, il Genoa pareggiando a Foggia e la Sampdoria facendosi imporre il pareggio dal Palermo sul proprio campo non hanno migliorato la loro posizione. Dopo il gol del sampdoriano Roselli vediamo il pareggio del palermitano Silipo. Un importante passo in avanti invece è stato compiuto dal Cesena che, trovatosi in svantaggio per un gol realizzato nella fase iniziale dal veronese D'Ottavio, ha saputo rimontare prima pareggiando con Bordon sul rigore, poi mettendo a segno a 5 minuti dalla conclusione il gol della vittoria con il libero Perego. Ciclismo, Claudio Torelli ha vinto in volata precedendo altri 16 compagni di fuga la 16ª tappa del Giro d'Italia, Milano-Mantova di 173 km. Il gruppo con i migliori è giunto con un ritardo di oltre un punto e mezzo. Silvano Contini conserva la maglia rosa. La Ferrari è tornata a vincere, una splendida, sofferta e meritata vittoria l'ha conquistata al Gran Premio di Monaco, sesta prova del Mondiale di Formula 1, con il suo pilota più discusso e più in forma, il canadese Gilles Villeneuve, lo stesso pilota che ottenne due stagioni fa l'ultimo successo iridato per la casa di Maranello. La vittoria era nell'aria, Villeneuve già si era messo in luce nelle prove ottenendo la prima fila nello schieramento di partenza. Al via, dato esattamente con un'ora di ritardo a causa di un incendio scoppiato nelle cucine di un albergo situato lungo il percorso, era subito la Brabham del brasiliano Piquet a mantenere il comando della corsa che si sviluppa lungo il circuito cittadino pieno di curve, di insidie di ogni genere per le macchine e per i piloti. Durante i 76 giri del percorso numerosi sono stati i ritiri. Delle 20 vetture che hanno preso il via solamente 7 sono riuscite a tagliare il traguardo. Uscito di gara il battistrada Piquet, finito sul guard rail nel tentativo di doppiare Civera e Tambay, era il campione del mondo alla Jones a prendere la testa della corsa con un vantaggio di 32 secondi sulla Ferrari Turbo di Villeneuve. Colpo di scena a 6 giri dal termine, Jones si attarda ai box permettendo a Villeneuve di recuperare lo svantaggio. Gli spettatori italiani, disseminati lungo i 3,5 km del percorso, sospingono con un tifo d'altri tempi la rimonta del canadese che a 4 giri dal termine trova la sua Ferrari pronta al sorpasso, volando così verso il traguardo. Ecco il momento del sorpasso di Villeneuve su Jones. Villeneuve precedeva la Williams di Alan Jones, al terzo posto si è classificata Jacques Lafitte su Talbot Ligier davanti all'altra Ferrari di Didier Pironi, giunta quarta. Seguono poi Eddie Cheever su Tyrrell, lo svizzero Surer alla guida di un Ensign e il francese Tambay su Theodore. Questi i magnifici sette del 36esimo Gran Premio di Monaco che ha visto il successo della Ferrari di Villeneuve, ora al quarto posto nella classifica mondiale ed in grado di insidiare nelle prossime prove l'argentino Reutemann, tuttora leader del mondiale conduttore. Generale terminato, ecco il riepilogo delle principali notizie trasmesse. Crisi di governo, il presidente incaricato Forlani comincia domani le consultazioni con i rappresentanti di tutti i partiti. Incontro tra magistrati a Firenze, dove oggi si sono spostate le indagini per far luce sulle attività della loggia massonica P2. A Varsavia i solenni funerali del primate di Polonia, Stefan Wyszyński, reso noto il suo testamento spirituale. Ancora combattimenti a Beirut, gli israeliani continueranno le incursioni contro gli obiettivi palestinesi nel Libano. Ricomincia l'estate con i soliti intasamenti sulle strade che dalle città portano al mare, chilometri di code e automobilisti agitanti in difficoltà. Monte Carlo vince la Ferrari a 4 giri dalla fine con un colpo a sorpresa. Il canadese Villeneuve supera Alan Jones su Brabham e conquista l'alloro del Gran Premio di Formula 1. Grazie per l'ascolto e buona serata.